Atto notarile, quadratino nero nel famoso cerchio del vecchio posto. Buongiorno a tutti. Questo ultimo argomento chiude tutto il ciclo del nostro lavoro. Sono 8 video che vi abbiamo presentato, dalla pubblicità, dalla valutazione, a come pubblicare un annuncio, alla trovare il cliente, gestire il mutuo, controllare i documenti e oggi chiudiamo con l'atto notarile. Atto notarile è un momento sempre molto bello, molto piacevole per noi perché vediamo, diciamo, le emozioni di tutte le parti. Il venditore che vende un bene che ha ereditato, quindi gli dà dei ricordi, o ha comprato, ha ristrutturato, ha vissuto dentro quell'immobile, quindi diciamo vede lasciare andare via un bene che comunque ha dato delle belle emozioni. Dall'altra parte c'è l'acquirente che magari compra la sua prima casa, oppure compra per un investimento, comunque ha l'emozione di avere un nuovo acquisto, quindi è un bel momento l'atto notarile. Noi siamo qui a organizzare tutto per far sì che venga tutto più in maniera più liscia possibile, più uniforme possibile, più tranquilla possibile per le parti. Quindi è un bel momento effettivamente. L'atto in verità in quel momento lì, di solito chi vende, chi compra, in particolare chi compra in quel momento non ha ben le idee chiare di cosa leggere il notaio, perché tante volte legge veloce, spiega e non se ne rende bene conto. Ed è per questo che noi prima dell'atto in verità convochiamo gli acquirenti in ufficio, gli diamo la spiegazione di tutti i documenti, di tutto cosa è successo in questi mesi di lavoro, tutto cosa leggerà il notaio, quindi spiegazione di documenti comunali, catastali, quindi proprio la spiegazione, così potrà firmare, anche se non segue il filo logico del rogito, potrà firmare con tranquillità di aver firmato una cosa che sa cosa ha firmato perché noi gliel'abbiamo spiegato prima. E quindi questo secondo noi è una cosa molto importante. Quindi questo, ripeto, è la chiusura di un ciclo che per noi è sempre molto anche piacevole, emozionante, perché ci ricordiamo tutto il passaggio dall'inizio alla fine di questa casa, dei clienti, e quindi rimane il momento più bello. Grazie di aver ascoltato questi 8 video, vi faremo presente che anche d'ora in avanti continueremo a darvi delle spiegazioni in maniera anche diversa, magari nelle storie, magari in alcuni video, alcuni reel, questo per riuscire a darvi anche delle novità, delle informazioni su tutto cosa succede anche nel nostro lavoro. Ciao a tutti!